futuro benvenuta anche a Evelina Barone, autrice del libro di cui parleremo questa sera. Il titolo è La maga Sarachina, storia di astri, piante e parole che curano. Illustrazioni di Gerruto ed è edito da Comando Edizioni. Bene, iniziamo subito a entrare nel vivo di questa pubblicazione. Vi presento brevemente l'autrice e poi direttamente da lei ascolteremo le caratteristiche principali di questo lavoro. Evelina è laureata in filosofia, ha scritto articoli su argomenti inerenti all'umano, l'etica e la letteratura. Presenta il suo ultimo lavoro, appunto, che è La maga Sarachina, una storia nata come mito fondativo di una città a opera di una donna. I fondatori di città sono sempre stati figure maschili, eroi eponimi. Nel caso della città di Spaccaforno, oggi Istica, la leggenda, ricordata da Serafino a Napoli Due Stella e in seguito dal P3, attribuisce la fondazione alla maga Sarachina, una misteriosa figura femminile giunta dall'Oriente in possesso dell'arte della stregoneria, che trasmise alle donne di Spaccaforno, appunto. Seguendo il fascino della suggestione popolare, si è cercato di liberare l'appellativo di maga da ogni riferimento alla strega. La maga diviene astronoma, medichessa e, andando ancora più indietro nel tempo, sacerdotessa di Ecate e di Elena, quindi conoscitrice della natura e dei suoi cicli. Ecco, immagino che dietro questo lavoro ci sia tanto studio, prima di giungere appunto a una sintesi e quindi a una narrazione. Com'è stato l'incontro con la maga Sarachina? Grazie Mario di questo invito, grazie a voi per essere qui con noi. Innanzitutto c'è stato l'incontro con la maga, e quindi l'incontro con i versi di Serafino Amedeo Costelli, scontati anche in P3, e quindi con tutta la narrazione popolare che troviamo soprattutto in P3 relativa alle streghe siciliane. Mi sollecitava il fatto che la cittadina in cui io vivo, appunto Istica, fino al 1930 a Spaccaforno, fosse stata fondata da una strega che si diceva una strega bellissima, tra l'altro, e si diceva anche, si ritrova in P3, che addirittura tutta la stirpe delle streghe siciliane avessero avuto origine da questa strega di Spaccaforno. Ora, io assolutamente non mi occupavo di questo tipo di narrazione, facevo altro tipo di ricerca e quindi sono, diciamo, incappata in questa storia e cercavo di capire un po' di più di questa vicenda. E quindi avevo consultato quelli che erano gli storici del mio territorio per capire se c'erano altri riferimenti, anche nella tradizione orale. Però tutti mi sconsigliavano di dedicarmi a questa figura, a questa storia, perché comunque non portava onore alla città, no? Si diceva una leggenda popolare che comunque portava nota di disprezzo da parte possibilmente delle donne dei comuni vicini. Serafino Amedeo Costelli raccoglie questa storia modica e la raccoglie fino a Spaccaforno. Per cui dicevo, no, guarda, lascia stare, non ci fa onore questa storia. Però mi sollecitava l'idea di una donna fondatrice di una comunità, di una città, che si chiama appunto Serafina Amedeo Costelli. Vi posso leggere i suoi versi, che sono un po' sono l'introduzione, perché hanno dato il là a tutta quanta la narrazione e spiegano un po' le scelte che io ho fatto. A Spaccaforno cielo cipunato, ubbino come fusti di maiali. È vero che le fattucchiere di Spaccaforno sono terribilissime e non hanno potuto estirparele, perché si conta che Spaccaforno fu fabbricata da una maga Sarachina, quale sepolta, dicono, nell'operato degli erusiti, e venendo a morte
volse l'assare la sua virtù a quelle terrazzane e fecero incantesimo che le magarie non cesseranno e scappavurno se prima non lo distruggono 7 volte. Quindi a scappavurno c'erano le fattucchiere, c'erano una comunità di donne terribilissime istruite da questa maga sardina all'arte della stregoneria. E tra l'altro questa maga ha fatto l'incantesimo secondo cui a spaccaforno ci sarebbero state le streghe finché di spaccaforno non fosse stata distrutta per almeno 7 volte. È intrigante perché si parla di maghi, di fattucchiere, si parla di donne, una comunità di donne che fonda una città. Per cui il lavoro che io ho fatto avevo più direttrici, possibilità di sviluppo, perché comunque tutta quella che è la letteratura legata alle streghe in questo periodo sta avendo molto successo. C'è proprio una riscoperta di queste dimensioni, di questi tipi di narrazione, sia in Sicilia che altrove. Molti lo spiegano con il fatto che stiamo vivendo in questi anni di pandemia un periodo di forte caos, e nei momenti di caos si ha il bisogno di trovare delle certezze, che in questo momento non sono quelle scientifiche, perché non abbiamo più fiducia nella scienza, ma si ricercano in fenomeni ulteriori. Per cui c'è un ritorno alla dimensione del magico molto forte. E tutte quelle che sono le storie legate alle streghe sono molto in auge. Però questo non mi bastava, non ripuliva questa figura da questa onda, perché comunque era una figura che secondo gli storici della mia città portava onda. E quindi ho fatto tutto il lavoro di ricerca sulle streghe siciliane innanzitutto. Donne di Fora, spiriti di Lobo, donne di Lobo, queste donne aduse al volo. Andando al di là della dimensione magica, quale poteva essere la dimensione storica in cui si insediavano queste storie, queste donne, queste vicende? E chi erano le maghe, le maiale? Poi in realtà non erano le guaritrici, le maiale sono queste all'interno delle nostre comunità. Sono delle donne, medicina, perché donne conoscitrici delle erbe, delle loro proprietà terapeutiche, ma donne anche di parola, perché utilizzano la parola come strumento poi per liberare l'ammalato. Quindi l'erba e la parola, erba et verba, si diceva nel Medioevo, questi sono gli strumenti. Ma rimanevano, da oggi se si va da una guaritrice, difficilmente vorrà essere chiamata maiara, difficilmente vorrà essere chiamata strega, l'accezione rimane negativa. Quindi sono andata ancora più indietro del tempo, ma ancora prima, ma chi erano queste donne? E chi erano? Erano sacerdotesse, erano le donne che adibite alle pratiche, alle ritualità legate a Demeter e Decate, che sono le due figure di divinità femminili più potenti che abbiamo avuto in Sicilia, di origine pre-greca, e quindi in questo modo, allacciandomi ad una tradizione pre-greca, ho recuperato quella che era proprio la dimensione primigenia, in cui nasce questa figura di donna sacerdotessa che vive all'interno della comunità, che svolge dei riti legati alle divinità a cui si affida la cura della nascita, della vita, della morte, il ciclo delle stagioni, e quindi il contatto con la natura, la conoscenza delle erbe e le forme di guarigione. Per cui la mia maga è diventata sacerdotessa e maga, nel senso di astronoma, come i magi sono astronomi, senta perché la maga non può essere anche lei un astronomo e quindi una conoscitrice delle stelle, lettura delle stelle, che serve a conoscere il destino, come facevano gli antichi greci, come tutti i popoli dell'antichità, ma serve anche a conoscere il ciclo delle stagioni, i tempi della natura, i tempi della navigazione, i tempi del raccolto, e quindi la conoscenza dei cicli che riguardano tutta l'esistenza dell'uomo. Qui cominciano adesso le curiosità, perché tu hai detto inizialmente che alcuni volevano, certi hanno scoraggiato, cioè provavano a scoraggiarti ad iniziare questo percorso. E adesso la città come l'ha accolto la maga sardina in questa nuova
diciamo leste, perché in realtà oggi la scuola è diversa, non come c'è la trama della storia, la città non l'ha accolto. Devo dire che questa maga mi sorprende, è sorpresa e mi sorprende, perché quello che era un lavoro individuale di rivisitazione, di qualificazione di una figura femminile, che come diciamo è una figura, una donna che fonda una città, e quindi non potevo farmi scappare questa storia, perché come dicevi tu, gli eroi uomini sono tutti uomini, tutti elevati dalle idee, assistiti dalle divinità, non c'è una donna fondatrice di città. All'interno delle narrazioni mitiche, letterarie, linguistiche, non c'è una donna. Quindi perché farmi sfuggire questa occasione oggi che tanto si parla di questioni di genere? E quindi questa riqualificazione che io volevo fare è riuscita, perché c'è stata un'accoglienza assolutamente positiva. Nel momento in cui io ho costruito la costruzione di un mito, quindi non ho costruito una fiaba, una favola, una possibile leggenda, ho costruito un mito. Costruire un mito significa andare a riprendere, a ripescare gli elementi, intanto il rapporto con le divinità, e il rapporto con la letteratura greca, quindi con la narrazione greca, c'è anche Ulisse nella storia, che in questo caso non è protagonista, ma è strumentale alla ricerca, al percorso della maga Saraina, e fa un percorso iniziatico, un percorso che fa il viaggio che è molto simile al viaggio dell'eroe, questa maga, nel cammino che fa per arrivare alla fondazione di questa città, perché cresce, si scopre i propri talenti, educata dalle dee, istruita dalle ninfe, quindi introduco tutti questi elementi che sono elementi del mito. E quindi creando un mito, con il mito si crea una storia che è trasversale, quindi non appartiene ad una generazione. Alcuni mi chiedono: è un libro per i bambini? È un libro per adulti? Io dico: è un mito. E il mito è per tutti. Quindi ho fatto presentazioni con i bambini, presentazioni con i ragazzi, presentazioni con gli adulti. E soprattutto le donne sono rimaste catturate da questa figura di donna, perché si riconoscono in moltissimi elementi. Perché c'è una donna che affronta un percorso anche in solitario, in solitudine, per realizzare pienamente se stessa. C'è una donna che fa comunità con le altre donne, perché la prima comunità, il cuore, è quella che sarà la città di Spaccafonte, formata da donne, che fanno dei cerchi di donne, cioè che le donne che sono molto diffuse oggi. Si parla tanto di sorellanza. E quindi la prima forma di comunità è cosa tra donne che si scambiano dei saperi. Saperi legati alla nascita, della vita, alla ritualità legata alla morte, la conoscenza delle erbe, delle formule di guarigione. Quindi c'è un trapasso di sapere che è appunto orale. E questi elementi, la conoscenza delle erbe, quindi tornano comunque ad una cura sempre più naturale, le cure dolci. I cerchi di donne, il concetto della sorellanza. Il fatto che una donna possa essere protagonista in una fondazione di una città e quindi in un ruolo anche politico. E questi sono tutti elementi che hanno fatto sì che questa storia trovasse un'accoglienza assolutamente positiva, proprio al di là di quelle che erano le mie aspettative. Ma se oggi la maga Saraina fosse tra noi, come verrebbe accolta? Realmente in parte lo hai già detto, e come sarebbe oggi? Allora, Joyce Lussu dice che la strega è la donna intera, e la donna intera significa la donna che ha piena conoscenza di se stessa, che ha strumenti di conoscenza, e quindi che ha una formazione, e una donna che è capace di stare con le altre donne. Una donna anche capace di autonomia, le streghe che erano in realtà, non soltanto nel Medioevo, ma nel 400, nel 600, c'è stata una forte risoluzione di queste figure. Chi erano le streghe? Erano figure di donne che vivevano da sole, quindi non erano legate ad un contesto familiare, quindi rivendicavano una dimensione di autonomia. Erano figure di collante all'interno della comunità, perché essendo che seguitrici, avevano rapporti con tutti i membri della comunità, conoscevano le storie della comunità e avevano quel ruolo che, no, quell'intelligenza emotiva
che porta o le aree cardini all'interno delle comunità. Quindi oggi chi è la strega? Chi potrebbe essere la maga? Ma una donna che è pienamente capace di vivere la propria vita, nella propria autonomia, nell'indipendenza, ma anche capace di stare all'interno della propria polis, di condividere le problematiche della polis e di impegnarsi per la propria città e per la comunità. Quindi per questo la donna intera, cioè la donna che riesce a conciliare tutte le dimensioni, la dimensione della cura e dell'accudimento, che può essere che si può dire la dimensione privata, ma anche la dimensione della realizzazione personale e lavorativa e la dimensione pubblica, dello stare e vivere nella comunità e trovare soluzioni per la comunità. A proposito della visione di questi soggetti, che comunque erano anche punto di riferimento per la popolazione stessa, mi è tornato in mente così in un flash Dorsha Veliotei di Malia di Capuana, dove lui diceva, arrivato a un certo punto, perché la famiglia, i genitori di Anna lo imporgono, perché gli riconoscevano strani poteri e lui gli dovevano levare questa malia, perché Anna era stata colpita da malia, ma in realtà non era una malia. Lui risponde, io scioglio, non attacco. Cioè significa che comunque all'interno di questa dimensione c'erano i buoni e i cattivi, cioè c'era chi scioglieva dal male e chi invece legava al male. Quindi la visione appunto anche semplicistica, no? Del tramandare oralmente determinate storie fanno sì che tanti personaggi poi assumono degli aspetti negativi piuttosto che positivi. Quindi il fatto che la maga Saraghina nel tempo avesse avuto un'interpretazione negativa, ciò non toglie comunque che andando a scavare riesce, appunto, hai fatto tu, a ridare la giusta identità. Anche perché di queste donne ne conosciamo meglio, anche qui nel nostro ambiente ci sono delle narrazioni che ti riportano a questi personaggi. E vengono sempre, almeno a me sono apparse, con un carattere molto forte, delle donne molto determinate, pronte a risolvere le questioni, che non dovevano essere per forza con il paranormale o con qualcosa di ultraterreno, appunto, o di malefico, ma proprio nella risoluzione delle questioni quotidiane o di malesseri che potevano essere dovuti a varie ragioni. Quindi penso che la società abbia bisogno di queste donne di maiuscola forte, che hanno un carattere e possono diventare veramente punti di forza. Oggi la società richiede questi punti di riferimento. Però secondo me se ne parla in maniera distorta, perché si parla di donna, si parla di cose, ma in maniera molto superficiale, secondo me. E certi argomenti andrebbero approfonditi e si possono approfondire soltanto attraverso degli esempi concreti. Non basta parlare della donna in maniera così generica. Bisogna parlare di quelle donne che possono diventare modelli. Ora, non so, tu nell'approfondire questo studio sulla maga Saraghina, se nel corso del tempo della lavorazione tu hai pensato di dare anche una posizione, di stare lì a costruire una posizione di privilegio a questo soggetto e quindi che possa diventare un punto di riferimento oggi. Sì, assolutamente, anche perché c'era questo desiderio di ripulire questa storia, quindi intanto il mio primo rapporto era con questa figura di donna, con questa Saraghina. Saraghina significa saracena, quindi una donna che arriva dall'Oriente, quindi una straniera. E una straniera che arriva e forma la comunità, cioè questo è assolutamente intrigante. E quindi liberare, però riqualificare questa figura di donna. Nel momento in cui
io prendo in carico questa donna, questa immagine, questo personaggio, io prendo in carico assieme a lei tutte le problematiche legate al femminile, no? Tutti i temi che ruotano attorno al femminile, e tendo di sciogliere tutti quanti questi nodi. E quindi la donna straniera, oggi abbiamo molto a che fare con gli stranieri che arrivano nelle nostre terre. La nostra, la Sicilia, è terra di accoglienza. Io faccio istruire questa maglia stradina dalle ninfe. I ninfei erano luoghi in cui erano praticati tutti i culti, tutti i riti, luoghi di grande sincretismo, perché questo ci appartiene culturalmente. E quindi parlare attraverso la stradina delle ninfe e degli ninfei significa recuperare questa capacità di accoglienza, di sincretismo, che ci appartiene culturalmente, proprio storicamente, quindi ricordarci chi siamo, da dove veniamo. C'è la Sicilia che appunto è più greca, si dice addirittura, qualcuno diceva che i siciliani hanno sicilianizzato i greci, e noi siamo quindi, intanto siamo tutto questo, le ninfe, Ecate, Demetra, Ecate dei tre volti, Demetra, Demetra, che è Demetra, Persefone, Core, a tre volte, a tre aspetti, le ninfe erano sempre a pari in tre, sono divinità collettiva. Facendo istruire questa sacerdotessa che arriva da sola, la divinità collettiva instilla la dimensione del collettivo che va recuperato, non ha a fianco a sé Zeus, Atena, Era, che sono divinità individuali, che perseguono finalità individuali, ma a fianco a sé divinità collettive, che hanno già insito un senso di comunità e nel loro stesso essere, e sono le divinità della dimensione intima, privata, e sono state ritrovate nelle nostre case, nei nostri territori, statuette fitti che rappresentano le ninfe. Erano delle statuette molto piccole, perché erano le divinità appunto dell'intimità, del loikos, della casa, della persona con cui c'era una confidenza. Quindi intervenire con queste divinità significa anche riportare alla confidenza con se stessi, con i propri sogni, con i propri desideri, no? Ad una dimensione dell'ascolto di sé. Quindi non più far arrivare dall'esterno, introiettare dall'esterno anche dei nostri sogni, aspirazioni, vocazioni, percorsi, ma avere un dialogo interno con se stessi. Questo ci insegnano queste divinità intime. E questa donna che si mette in viaggio e si fida poi delle persone che incontra, delle altre figure femminili che incontra, figure femminili che sono capaci di fare comunità, di fare appunto cerchio. Quindi attraverso di lei torna il cerchio di donne, una città che viene fondata in maniera pacifica. Qui c'è stata la mia scelta proprio politica. Solitamente quando si fondava una città o era perché c'era stata una guerra, si fuggiva da un territorio, o per conquista, per colonizzazione. Quindi c'è sempre una fuga, una suppressione, c'è un caos, una crisi, una guerra. Questa fondazione viene in maniera pacifica. E quindi questa è per simpatia, simpateo, perché si condividono dei valori comuni. E quindi nel percorso che faccio fare a questa figura, in realtà instillo diverse indicazioni, modalità di muoversi, che vogliono essere indicazioni. Per le donne si parla tanto di sorellanza, ci si chiede: ma c'è questa sorellanza? Riusciamo ad ottenerla? Allora io porto una figura che parte da sola, seguendo la dimensione, un istinto, un desiderio, un percorso personale, ma poi realizza il sogno insieme alle altre e lascia alle altre il mandato. È capace di ritrarsi, no? di ritirarsi dalla scena. E quindi questa è l'immagine che ho voluto, e a me piace tanto presentarla alle donne, presentarla alle ragazze, e quando vengono conquistate o sentono una risonanza, mi pare di aver raggiunto lo scopo. Cosa pensi che possa rimanere di questo tuo lavoro al lettore e nello specifico alla lettrice? Perché le donne che leggeranno questo tuo lavoro avranno diverse esperienze l'una dall'altra, quindi ognuno magari troverà un punto di incontro, di ancoraggio, no? Tu cosa ti aspetti, ecco, che rimanga alla lettrice o
la capacità di ascoltarsi, ascoltare proprio i propri desideri, le proprie pulsioni, le proprie sensazioni, non averne timore, ma andare verso ed avere fiducia nella comunità. E quindi avere questa capacità di andare da quella che è la dimensione più intima, interiore, di ascolto di sé, a quella che è la dimensione comunitaria. E quindi non avere timore, ecco. Una cosa che mi sorprende, alcune volte, cioè, ormai la chiamiamo la saranghina, la gente mi scrive, ma ho la maga sul comodino, è diventata figura, presente, e, o mi dicono, scrivono, ma a casa amiamo molto questa maga, cioè si è fatta male, perché arriva, come dicevo, affrontato il viaggio in solitaria verso il mondo, e affronta la propria solitudine, le fragilità, cresce, ma va avanti, e non ha momenti in cui il timore la fa arretrare o diffida delle parole delle idee o delle donne che incontra, delle figure anche maschili che incontra. È una figura che riesce a conquistare anche Ulisse. Ulisse l'accoglie, devo farla arrivare in Sicilia, dall'Oriente. E dicevo, come faccio? Non volevo appunto incantesimi, formule magiche, voli, di scopa. Dicevo, ma caspita, ma Ulisse è stato lì una decina d'anni, no? Per questo Mediterraneo, zigzag. Possibile che non abbia potuto dare un passaggio a questa saranghina? E quindi metto Ulisse a servizio della maga, metto il maschile a sostegno del desiderio femminile. E facendo la salita sulla nave di Ulisse, però, io vado contro quella che era una regola del mondo greco, cioè che le donne non si potessero accogliere nelle navi perché portavano sventura. Ulisse non rispetta questa regola perché risuona con la saranghina, perché sente che questa figura ha un desiderio, ha un sogno, sta inseguendo qualcosa, così come lui, che lì che viaggia, che gira per il Mediterraneo, in cerca non si sa di che cosa, ma c'è qualcosa che dentro lo spinge, che lo muove, e lui risuona con questo movimento, e questo gli fa sovvertire una regola, una norma, che era quella di accogliere figure femminili nei penali. E quindi credo che questo sia quello che rimanga, e avere la forza di perseguire i propri obiettivi e avere la capacità di risuonare con gli altri e di sostenere quando sono buoni gli scopi, gli obiettivi. Il fatto che la gente ti scriva e ti dice con la saranghina con me, in effetti anche la copertina con questo occhio scrutatore dà la sensazione di essere presente, di stare lì a osservarci, no? Pronta magari non a giudicarci, ma a correggere magari qualche nostro atteggiamento. Parliamo appunto della struttura del libro, perché è una struttura particolare, non è, sarà stato complesso forse anche l'approccio, perché è anche un libro illustrato. Ecco, cominciamo dalla scelta della copertina. Allora, la copertina è nata l'ultima, ovviamente. Prima sono nate le illustrazioni e io me le ho illustrati. Ho già collaborato con lo Sacerduto, che ha pubblicato alcune cose con noi, e con la Croma di Edizioni. E volevo che si vedesse le luoghi, che si vedesse questa maga, che questo volto. E Rosa è stata lì, per mesi ci siamo scambiate immagini, video, il territorio, perché è fortemente legata alla storia comunque. Al territorio che ruota attorno a Spartafogo, dalla Cava, abbiamo portato Ulisse, tutta Cirica, cioè tutta Circe, che era maga, figlia di Egate, e quindi questi luoghi andavano rappresentati fedelmente. La fedeltà ai luoghi mi piaceva perché era un far risuonare, un far vibrare, non era un'azione didascalica, no, era una vera vita nuova, una risonanza nuova in loro stessi. E Rosa ha lavorato tanto su questo, ha fatto tanta ricerca anche sulle idee, per rispettare, per rendere iconograficamente nella maniera più esatta anche i vasi della Sicilia pre-greca.
ha fatto una ricerca molto minuziosa, infatti gli archeologi che hanno avuto modo di avere ripetuto le mani se ne sono resi conto, c'è una fedeltà assoluta. E poi doveva nascere la copertina del colpo d'occhio, non a caso, con un libro. E ho provato tantissime cose, ma non nascevo. Poi ci siamo messi al telefono, lì vive in Olanda, siamo state due al telefono, a cercare di capire che cosa dovevamo restituire. E allora abbiamo detto, ma questa è una donna che vuole scoprire, che si muove, che guarda le stelle, che si guarda attorno, che parla con le idee, che scruta, che cerca, che indaga. E quindi poi è venuta l'idea di quest'occhio. E all'inizio avevo messo pure il titolo in copertina, poi appena l'ho vista, mi sembrava un quadro così perfetto, ho detto, no, togliamo tutto. In copertina non mettiamo niente, lasciamo soltanto l'occhio. Tutto il resto l'abbiamo messo sul retro, tutte le indicazioni, autore, titolo e quant'altro. E quindi è stato un colpo di marketing eccezionale anche, perché i librai ci dicono che c'è gente che acquista il libro senza neppure aprirlo. Ha una parte di attrazione incredibile, diciamo sempre, ha il magnetismo della strega, una copertina magnetica assolutamente. E quest'occhio ormai lo conoscono tutti, questa copertina la conoscono tutti, è l'opera della Maga Saladina. Ma è nato proprio, noi abbiamo impiegato un anno ad illustrarlo, questo è pure 3 mesi per impaginarlo, e quindi è nata questa copertina da un lungo lavoro, non è stata una cosa immediata, ma quello che facciamo ci sembrava rendere giustizia. A questa maga, appena Rosa mi ha proposto quest'occhio che guarda da dietro il cespuglio, abbiamo detto è lei, eccola. E devo dire che adesso sì, è vero, c'è questo magnetismo, tu c'è una magia che continua a muoversi, questa maga che continua ad agire. Qualcuno dicevo prima della Sara Vietto, no, per carità, questo no. Però sì, e quindi abbiamo scelto, è un libro molto curato. Nella scelta della carta, delle rifiniture, della copertina, ci sono delle scranature, è proprio una copertina da toccare. E poi all'interno abbiamo anche una sezione con l'erbario, perché tutte le erbe, che sono tutte erbe della tradizione, non hanno inventato nulla, presenti all'interno della narrazione che la Saladina utilizza per curare, per guarire, con le formule di guarigione, sono sempre quelle delle tradizioni. Io sono tradotto in italiano, e vengono riportate in un erbario alla fine, curato da Valeria Garzanti, erborista, e quindi indica l'utilizzo che se ne può fare oggi, e indica anche il rapporto tra le erbe e gli astri, appunto perché, come dicevamo, è anche astronoma. Tutto in carta riciclata, perché ovviamente una sacerdotessa di Egada, di Demeter, allevata dalle ninfe, che sta a contatto con la natura, non poteva non avere rispetto della natura. Quindi abbiamo realizzato tutto quanto il libro in carta riciclata. Siamo garantiti anche il fatto che se non dovesse piacere, insomma, eventualmente, per il 95% può essere riciclato. Ma il titolo è appunto La Maga Saraghina, storia di astri, piante e parole che curano. Storia di astri, sembra quasi un percorso, e si avvicina sempre più a noi, storia di astri, di piante e parole che l'idea della parola che cura, come nasce questa? Cioè, questo non è una cosa semplice, cioè, non penso che sia nemmeno una cosa studiata, ma credo sia emersa strada facendo. A me piace tantissimo questa parola che cura. Sì, allora, come dicevamo prima, erba e verba erano gli strumenti della maga. Utilizzava sì le erbe, ma la parola attivava il principio guaritore che era nella pianta. La parola mi dava sempre l'idea di guarigione. E la parola è terapeutica. E una delle cose che diciamo è che la prima forma di cura è l'ascolto del sintomo. La seconda forma di cura è quando si concede all'altro una parola nel momento giusto e quella parola raggiunge l'altro e lo cura. E all'interno del libro ho messo versi di poesia, perché secondo me la poesia ha questa qualità di essere comunque una parola che cura, possiamo considerarla questa, e farma con anche la poesia, è una parola che cura,
E poi ci sono proprio i versi, le parole dei riti di guarigione, ne posso leggere qualcuno, io semplicemente ritradotto in italiano. E la parola è una qualità, quella della parola è una qualità attribuita al femminile. E riporto anche lunghissime invocazioni alle dee, sempre per la parola che cura, i mantra, il rosario, che cosa sono alla fine? Sono formule ripetute all'infinito, ma in questa ripetizione ci si ripulisce, si modifica il respiro, la parola va sempre più in profondità e ripulisce la mente dei pensieri negativi, ripulisce l'animo, ci si ritrova ripuliti. Tanto i mantra quanto i rosari hanno questa qualità. E si guardano anche, se guardiamo le invocazioni anche alla Madonna, c'è questa ripetizione dei gentili, stella del cielo, figlia, madre, Dida, tutti questa, e la stessa viene con le invocazioni di divinità che io ho preso dalla tradizione greca, non le ho inventate, ho ridotto alcune cose perché non lunghissime, ma anche lì ci sono delle invocazioni lunghissime, ad esempio, Dea Santa Terra, madre di tutto ciò che è natura, che tutto generi e rigeneri nel giorno, senza di te niente può maturare nel nascere. Te, Dea, io adoro, e il tuo nome, Dio è il luogo, esaudiscimi, ti prego, e concedimi volentieri ciò che ti chiedo. Le erbe, causa di salute, che la tua maestà genera, concedi a tutte le genti. Questo, ora, mi permette la tua medicina, venga la tua medicina con le sue virtù, qualunque cosa faccia con essa, che abbia un buon risultato. È lo stesso, concedi a chiunque io la darò, è lo stesso a chiunque da me la accetterà. Garantisci ad essi la salute. Questa è un'invocazione fatta alla Dea, che appartiene alla tradizione greca. E si trova anche nella tradizione romana. Quindi c'è una richiesta alla Dea di dare le capacità di guarire tramite le erbe. E le formule che poi io ricordo, anche Gaia io canterò, la madre universale, natura, dea, madre di tutto, operosa, indomita, splendente, delle infinite costellazioni, anche i nostri santi hanno questa cadenza, questa è la parola che pulisce, che cura. Qui c'è l'invocazione a Santa Barbara, lo scongiuro, contro i fulmini, la madre del terrore dei fulmini, dei tuoni, e ogni volta invocava Santa Barbara. Nuvola nera, fatti più in là, lascia venire il sole qua, per la luna, per le stelle, per le povere sorelle che non hanno da mangiare, esci sole a riscaldare. Ho anche le formule per far passare la bilancia o le verruche. Io avevo una nonna guaritrice e quindi sentivo mia nonna fare queste invocazioni verso tutti i santi. Questo è per scacciare i serpenti, pianta dall'oro, cardo pungente, fa che il serpente non morda me e nemmeno altra gente. Mia nonna invocava i santi, e questo è avvenuto più tardi, mentre di cui la religione cristiana ha avuto insomma, il predominio in Europa, in Occidente, ma originariamente l'invocazione era alle dee. Sia nelle nostre madri, guaritrici, sia nelle sacerdotesse, troviamo la stessa indicazione. La capacità di guarigione viene dagli dèi, è dono divino. Infatti le guaritrici, non so se ce ne sono qui a Mineo, non abbiamo ancora una mistica, ma fino a 20 anni, 30 anni fa, insomma, era frequente, si andava più dalla guaritrice che dal medico, non accettavano, si facevano pagare, perché avrebbero offeso le divinità in questo modo, perché quello che avevano era un dono ricevuto dalle divinità che andava riconsegnato alla comunità. Quindi potevano ricevere dei regali, dei doni, ma non farsi pagare per questo. E quindi questa parola che accompagna, e nel momento in cui ci si affida alle mani della guaritrice, è una parola che calma, che cura. Perché raggiunge dimensioni dell'anima e dell'ascolto che sono profondissime. Sfogliando il libro ho una sensazione. Al suo interno c'è una luce, ed è una luce intermittente. Si passa dalle illustrazioni colorate a illustrazioni più buie, che poi alla fine rappresentano in qualche modo
buonanotte. Ecco, anche questo secondo me è un punto di forza di questo libro, perché dà la sensazione dello scorrere del tempo e dell'impiego del tempo. Ecco, il tempo quanto è importante in questo, nella Maga Saraghina? Allora, la dimensione del tempo è la dimensione del movimento degli astri, delle costellazioni, del sole, della luna, del cielo. E la Saraghina è continuamente connessa con gli astri, diciamo, è astronoma, viene dall'Oriente e la faccio allevare dalla luna, dalle stelle, dalle Pleiadi in particolare. E quindi ha questo rapporto costante con gli astri e quindi con tutto ciò che è ciclico. E il giorno, la notte, il ciclo delle stagioni, le Pleiadi segnano anche il ciclo delle stagioni. Le Pleiadi sono sorte ad ottobre, caleranno a maggio, e indicano proprio il ciclo della raccolta, della semina e poi del raccolto. E indicano anche la direzione ai naviganti. Quindi il ciclo, il cerchio ritorna, la luce e il buio sono due dimensioni con cui ci confrontiamo continuamente, all'esterno di noi ma anche dentro di noi. Quindi scandagliare gli aspetti di luce ma anche le dimensioni oscure. Ecate è la dea del giorno e della notte, Ecate è della nascita e della morte, e le streghe, le maghe, le guaritrici avevano a che fare con gli aspetti diurni e gli aspetti notturni, erano le levatrici, facevano nascere i bambini, ma accompagnavano anche i defunti, chiamavano loro se qualcuno stava per morire, perché venisse accompagnato nel trapasso. Quindi c'è questa ambivalenza, quello che tu dicevi poco fa, il fatto che si può avere un'accezione positiva o negativa di queste figure, no? C'è questa ambivalenza, perché chi conosce la cura conosce anche il veleno, no? Il farmaco in greco è tanto il medicamento come anche il veleno. Chi ti può curare, ti può anche avvelenare. Questo spaventava molto. Avevano in fondo questo potere in mano. Ma questa forma di conoscenza riguardava appunto i riti della nascita e della morte, la dimensione diurna e la dimensione notturna, e dimensioni con le quali bisogna confrontarsi. E quindi la Saraghina non timore di camminare di notte, al buio, quando la luna si è fissata nel cielo, deve percorrere l'oscurità, affrontare l'oscurità. La troviamo luminosa in alto, escluda dalle vette, dalle cime della cava, ma la troviamo in profondità anche, o nel fondo della grotta o nel fondo del fiume, Ispa, per poi risorgere, rinascere. E quindi luce, buio, notte, giorno, attitudine e profondità, scandagliare dimensioni che sono esterne a noi, che percepiamo all'esterno, ma sono dimensioni che ci riguardano profondamente anche interiormente. E quindi se la figura intera, se la donna intera è quella che è capace di accogliere tanto le parti di luce quanto le parti di ombra. Ci avviamo alla conclusione. Un'altra curiosità: qual è la pianta a te più cara? Allora, la verbena, che è una pianta molto utilizzata oggi della farmacopea, che è l'erba di Venere, ma anche l'erba di Ecate. La verbena perché è quella che indica la strada. Si utilizzava legata a forma di croce, si metteva appesa ad un ulivo, ad un carrubo, a seconda dell'oscillazione che dava il vento, il soffio della dea, indicava la direzione. E il contraltare della verbena è la mandragora. La mandragora è l'erba potente, è sempre l'erba di Ecate, per questo diciamo i due aspetti sempre. La mandragora che non troverete alla fine del pari perché è velenosa, quindi è l'erba per eccellenza delle streghe, veniva molto utilizzata nei filtri d'amore in particolar modo, però lì si passa molto facilmente dal farmaco, dalla cura all'avvelenamento, e quindi l'aspetto duplice è più evidente. E quindi se fosse queste due, una perché è l'erba di Venere, è l'erba che indica la direzione ed è anche più utilizzata per alleviare
dove il parto, dove i mestruali, quindi tutta quella che è la dimensione che ha a che fare con il femminile, con i disturbi del femminile, perché queste donne erano soprattutto ostetriche e ginecologhe, i medici, gli uomini molto tardi si sono occupati di disturbi femminili e hanno attinto alla tradizione popolare, si sono rivolti a queste medichesse e quindi la verbena. Ecco come contrastare la mandragora, perché indice di quel potere che dicevamo, verso il quale non bisogna andare, correre il rischio di scadere. Porre fine. Sì, conoscere il limite, oltre il quale, sì, avere presente sempre il limite. Sì. Bene, io starei qui ancora a parlare e a soddisfare le mie curiosità e spero che corrispondano anche con le curiosità del pubblico. Evelina, io ti ringrazio, è stato bello averti qui con noi. Auguriamo tanta fortuna alla Sarachina, con l'augurio di poterla rincontrare. Chissà. Sì, chissà. E niente, complimenti alla Cromato Edizioni, a te e a tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione del libro. Quindi tanti auguri e alla prossima. Grazie a tutti.